nell'anima, un evento particolare organizzato dalla Proloco in attesa di questo Giro d'Italia, organizzato per la prima volta. Per la prima volta a Rivarolo ospitiamo Fabbri nell'Anima, che sono un gruppo di amici che fanno i fabbri di mestiere, che però sono anche scultori ed artisti e che realizzeranno un'opera d'arte che sarà donata dalla Proloco, dai Fabbri dell'Anima, alla città di Rivarolo in memoria di Rivarolo, città di tappa. Saranno qui con noi oggi, sabato, e domenica tutto il giorno, domani, per realizzare questa bella opera che sarà, come dire, il simbolo di Rivarolo che si fonde con il Giro d'Italia. Qua in Piazza di Tisetto c'è anche la mostra Fabbri nell'Anima, che è una mostra fotografica e di opere fatte nelle varie tappe che i Fabbri nell'Anima hanno fatto in giro per l'Europa, che è anche bella da vedere. Ci sono delle opere particolari che sono molto belle e molto curate, quindi anche questo, come dire, fa piacere venirla a vedere, ecco. Quindi è davvero un evento particolare. Da dove arrivano i Fabbri? I Fabbri arrivano un po' da tutta Italia. Abbiamo il nostro concittadino Daniele Baudino, che fa il fabbro proprio a Infrazione Argentera. Poi ospitiamo dall'Emilia Romagna, dalla Sicilia. Abbiamo anche due ospiti giapponesi che siamo molto contenti siano qui, e sono un bel gruppo, hanno insegnato anche noi le tecniche per dare forma al ferro, semplicemente per realizzare quest'opera. Sono molto affiatati, sono bravi, venite a vederli perché lavorano sul campo e realizzano quest'opera direttamente in Piazza di Tisetto oggi e domani. Oltretutto domani giornata intensa, perché ci sarà anche il mercatino di Biauta Gambe. Domani abbiamo deciso di fare anche il mercatino di Biauta Gambe, perché in previsione del fatto che il 22 c'è la tappa del Giro d'Italia, non si poteva fare, abbiamo anticipato il mercatino dove c'è il mercatino di Biauta Gambe, il mercato della Piazza d'Alburo con i produttori locali, gli hobbisti, l'antiquariato minore, anche quello è una buona partecipazione. Aspettiamo solo le persone che ci vengano a trovare nel weekend che precede la tappa del Giro d'Italia.